Noi celebriamo la messa in cena Domini, proprio facendo memoria nel memoriale eucaristico della istituzione dell'Eucaristia, che troviamo nei tre Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Invece il quarto Vangelo, quello secondo Giovanni, sostituisce l'istituzione dell'Eucaristia con ciò che essa significa. E dunque, che cosa è l'Eucaristia? Chi è l'Eucaristia? L'Eucaristia non è altro che l'inchino d'amore di Dio nel servizio a noi che siamo peccatori. Dio in Cristo Gesù non solo ha spogliato se stesso, ha assunto la forma di uomo, ma ha voluto farsi servitore dell'uomo. E il servizio si impara servendo. Per questo Gesù dà l'esempio. Chi ha autorità non è chi comanda, ma chi si china con amore verso gli altri, facendoli crescere. Questo è proprio il significato etimologico della parola auctoritas. Chi davvero ha autorità non si erge al di sopra degli altri, non attira su di sé gli sguardi, non cattura gli altri possedendoli o dominandoli, ma si alza, si scomoda dalla sua comoda postazione, si sveste di ogni distinzione circa la sua autorità e si china nel servizio, lavando i piedi. E Gesù quella sera del giovedì lava i piedi a Pietro, che lo rinnegherà tre volte, lava i piedi a Giuda, che lo svenderà per 30 miseri denari, lava i piedi a Tommaso, l'incredulo, lava i piedi a tutti gli altri discepoli che lo abbandonano e fuggono per viltà, vigliaccheria e paura. E fra questi c'è anche il discepolo amato, l'unico che ha avuto il coraggio di seguire Gesù fin sotto la croce, perché ricevendo e facendo esperienza dell'amore di Dio, si condivide con Dio questo amore fino al supplizio della croce. Ecco, Gesù ci ha dato l'esempio non di come si lavano i piedi, ma di come si ama fino allo spreco del dono di sé, senza nulla tenere per sé, senza mettere se stessi al primo posto e al centro delle attenzioni e delle situazioni, ma scomodandosi. L'amore si deve alzare, si deve scomodare, l'amore si deve chinare, come chiediamo noi al Signore ogni volta che diciamo Kyrie eleison, vuol dire Signore, chinati con amore e tenerezza verso di me. Come dirà Pietro nel capitolo 5 di Luca, Signore allontanati da me perché io sono peccatore, sono uno che vive lontano da te. E Dio invece si china con tenerezza verso Pietro. Anzi, nel capitolo 21 del quarto Vangelo declinerà con lui tutta la grammatica dell'amore. Mi ami, mi sei amico, mi vuoi bene.
perché chi acquista o chi riceve autorità deve saper amare, saper servire, saper voler bene. Questo è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Gesù stesso che si china con amore nel servizio verso di noi. È il Cristo umiliato e compassionato che viene in noi che siamo peccatori, ma per trasformarci in Lui, perché quel frammento di Dio che noi riceviamo nell'Eucaristia è come una bomba atomica d'amore, è il nucleare dell'amore di Dio. E quindi chi si nutre dell'Eucaristia non può non assomigliare a colui che riceve, cioè non può non essere amore, amore nel servizio, amore nella gioia, anche fino alla croce. E questa sera ho davvero la gioia di chinarmi e lavare i piedi a 16 nostri amici, un sacerdote, un diacono, perché il vescovo è il primo servitore dei suoi sacerdoti e dei suoi diaconi. E poi due nostri amici dell'associazione Foglia Mari, poi due rappresentanti dell'associazione Giovedì Santo, delle Vare, due rappresentanti delle Varicelle, due nostri amici che da tanti anni scontano in carcere una lunga, dolorosa pena. E poi anche un giovane, due catechiste della cattedrale che hanno vissuto in prima persona la missione in questa quaresima. E certamente ho dimenticato il capitano della Real Maestranza, certamente. E poi due rappresentanti dell'associazione Gesù Nazareno. Mi pare che guardandovi in faccia non ho dimenticato nessuno. Ci siamo tutti ed è una gioia, perché tutta la Chiesa, tutta la comunità ecclesiale nelle sue diverse umane sfaccettature qui rappresentata. E il vescovo diventa il primo nel servizio a tutta la comunità ecclesiale. E allora dice Gesù: io vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Sia lodato Gesù Cristo. Estoy en...